Preside, questo importante evento in vista di cosa? Sì, l'iniziativa di oggi si inserisce nell'ambito del progetto Apprendisti Ciceroni Fai Scuola ed è propedeutico a quelle che saranno le giornate Fai Primavera, che sono il 25 e il 26 marzo. Quest'anno infatti gli alunni parleranno proprio della Farm Cultural Park e della Chiesa del Carmine, quindi ci sarà l'apertura della scuola al territorio. Si faranno attività all'interno della scuola come attività di ricerca e di esplorazione fuori la scuola. È altamente formativo perché dà la possibilità agli alunni di conoscere il proprio territorio, in questo caso il territorio favarese, quello che c'è di importante nel territorio favarese. Sicuramente è un'esperienza di cittadinanza attiva che formerà i ragazzi. Siamo super felici di essere oggi ospiti qui a scuola ai bambini. È una grandissima opportunità di confronto e devo dire mi ha riscaldato il cuore vedere ecco, quanto calore ci hanno riservato nell'accoglienza, il fatto che ci abbiano fatto trovare questa sorpresa di un video girato dentro la farm e poi che quasi tutti loro fossero già stati ai Sette Cortili e avessero visitato questo posto. E diciamo che è un appuntamento importante quello di incontro con i bambini perché siamo convinti che loro siano il nostro futuro. Noi dobbiamo ripartire dai bambini se vogliamo domani avere una classe dirigente, una comunità più colta, più educata, più generosa e più etica. Sono qui molto contento per questa iniziativa che il capo d'istituto ha preso, invitando l'ideatore della Farm che ha rilanciato un territorio così importante come quello favarese. E per noi che facciamo scuola, noi che ci occupiamo di processi educativi, nulla è più importante che fare un'iniziativa di questo tipo per portare i nostri ragazzi a integrarsi con il proprio territorio, un territorio che vede il rilancio culturale di questa città.